Il regista e premio Oscar Roman Polanski, che ha lasciato gli Stati Uniti 40 anni fa prima di essere condannato per violenza sessuale, ha definito il movimento. L'ha rivelato all'edizione polacca di Newsweek, poco prima che l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'organizzazione che assegna i premi Oscar, decidesse di espellerlo, insieme a Bill Cosby, appena condannato per violenze sessuali aggravate, al termine di un lungo processo. L'Academy ha così motivato le espulsioni, perché non eticamente idonei a far parte dell'organizzazione. Qualche mese fa la stessa sorte era toccata anche a Harvey Weinstein, accusato di molestie sessuali e violenza da oltre 100 donne. È proprio all'ex mogul di Hollywood che si deve la nascita dei movimenti. La condanna del regista risale al 1977, in relazione a un caso di stupro ai danni della 13enne Samantha Geimer, ma negli ultimi mesi il suo nome è spesso tornato alla ribalta sulla scia del caso Weinstein. Nell'intervista rilasciata a Newsweek, il regista di Rosemary's Baby ha aggiunto che tutti vogliono far parte del possono manifestarsi tali isterie, a volte in modo drammatico, come la rivoluzione francese, altre volte in modo meno sanguinoso, come il 1968 o il maccartismo. Polanski ha paragonato la risposta dell'industria cinematografica alle tante accuse di cattiva condotta sessuale al modo in cui la Corea del Nord piange pubblicamente i leader morti, tutti piangono così tanto, non puoi fare a meno di ridere. Inoltre il regista 84enne, che oggi vive in Francia, ha fatto sapere tramite il suo avvocato, Harlan Brown, che accusa l'Academy di non aver rispettato né le proprie regole né le leggi della California. Perché non gli ha permesso di difendersi? Non stiamo qui contestando il merito della decisione, ma piuttosto il palese disprezzo da parte dell'istituzione dei suoi stessi standard di condotta, si legge nella nota. Al Los Angeles Times, Brown ha aggiunto che spera che l'Academy decida di rivedere la sua decisione, permettendo a Polanski di difendersi. In caso contrario, il regista farà causa all'organizzazione.